Cari fratelli e sorelle, nel dolore di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo con una preghiera che scrisse un vescovo italiano. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi, peccatori. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, abbi pietà di noi. Perdonaci, Signore. Perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo a ravvivarci al sangue dei morti dilaniati delle armi. Perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire si sono trasformate in strumento di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo, come Caino, a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crueltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo. Ferma la mano di Caino, illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire. Fermaci, Signore, fermaci. E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui, e nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza. Fermaci, Signore. Amen.